tutti e benvenuti su Virgo Gaming. E con questo episodio inauguriamo una nuova rubrica che chiamerò Virgo Pillole, a tema calcistico ovviamente, perché appunto il calcio è la mia passione, e prenderò spunto da notizie che magari leggerò su siti, sempre citando la fonte ovviamente, su siti che magari astuzzicano la mia fantasia, la mia ispirazione e la voglia di condividere un pensiero o cose simili. Ovviamente io, è inutile che insomma ve lo pronunci, ve lo dica, però non ho interesse ad ora sponsorizzare alcun sito o cose così, perché non mi interessa. Io dico semplicemente da dove ho letto la notizia, mi è piaciuta, non mi è piaciuta, voglio dire la mia o non voglio dire la mia. Una di queste, che mi ha, poi vedremo ovviamente il numero di queste, le vedremo man mano, perché può essere una che magari mi prende 10 minuti video, o magari due che me ne prendono 7 minuti, cioè non voglio fare comunque video ultra lunghi, cioè veramente cotto e mangiato. La prima notizia che mi ha, anzi la notizia che ha tirato, che ha stuzzicato la mia fantasia e la mia passione per un settore calcistico che può essere la tattica, bene, l'ho letta su OneFootball. E questa notizia appunto parla di giocatori che potrebbero cambiare ruolo o hanno cambiato ruolo in effetti, cioè nella pratica. Se pensiamo alla breve storia del calcio, ne possiamo ricordare tanti. Possiamo ricordare ad esempio un Sommer che è passato nel continuo della sua carriera come difensore centrale, Lothar Matthäus è una mezza punta che poi si è trovato come libero. Stessa cosa Bonucci all'Inter, era nelle giovani dell'Inter, era punta e poi si è l'hanno reinventato come libero anche lui, diciamo, perché secondo me è un libero, non è un difensore centrale Bonucci. Altro esempio, Gianluca Zambrotta, partito come alla sinistra nel Como in un 4-4-2 e poi finito come magicamente come terzino sinistro nella Juve, che fu di Capello ma anche di Lippi e di Ancelotti, e uno dei pochissimi destri che ha giocato a sinistra. Ce ne sono tanti altri. E questo articolo di OneFootball prende ad esempio dei giocatori che nessuno si aspettava magari di un cambio ruolo, altri sì, altri no, magari altri erano già una materia informe prima di venire in Italia. Il primo è Bernardeschi. Anche lui comunque nella sua carriera calcistica ha cambiato parecchi ruoli. Lui era un classico numero 10 nelle giovanili viola, passaggio a Crotone, ha mantenuto quel tipo di stile tattico, quel tipo di collocazione tattica. Fiorentina, ritorna a Fiorentina, difesa a 3, centrocampo a 5, attacco a 2, benissimo. E hanno reinventato Bernardeschi come esterno destro di centrocampo, in una sorta di tornante, nonostante lui sia mancino. Onestamente non sono molto amante degli esterni a piede invertito, però possono avere un senso. Ora si parla di lui come un falso 9, quindi una sorta di Mertens 2.0, nonostante le caratteristiche siano completamente diverse tra due giocatori, ma potrebbe essere un esperimento molto 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 interessante. Già giocato in quella posizione con Mancini, con la Juve può dire la sua, perché farebbe un falso 9 con magari lati Ronaldo e Dybala. Può portare via un uomo dalla difesa avversaria per poi creare gli spazi. Unico dubbio, l'atleticità, perché comunque quando era a Crotone era molto più muscolarmente, era un po' più fringuello, quindi era agile, leve lunghe. Adesso ha messo molta massa e lo vedo molto appesantito, molto 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 appesantito. L'esempio dopo è Christian Kwame, che qui addirittura porta come sostituto di Chiesa o Ribéry e addirittura di Castrovilli e Sottile. Beh,
come è uno di quei giocatori che tecnicamente è un po' un ibrido, perché ha il passo dell'esterno, però ama giocare vicino alla porta. Sa giocare in profondità, ma allo stesso tempo sa anche rientrare. Quindi è un giocatore abbastanza ibrido, molto crossover, direi, di difficile collocazione, ma molte volte è anche un'arma a favore della propria squadra, perché comunque rompe le linee avversarie, rompe gli schemi, magari con un movimento a tagliare ti porta un uomo dall'esterno aprendo il varco sulla fascia, ad esempio. Onestamente io lo vedo molto come un primo Gervinho, quindi tanta corsa, tanta velocità, che secondo me da esterno in un attacco a tre può dar tanto, oserei dire anche come esterno in un 4-4-2 offensivo. Mi prendete per pazzo? Beh sì, in effetti, però prendevano per pazzo anche Kimmich e Iaquinta in quel ruolo, e giocò comunque anche bene, era un'altra Juve, per l'amor di Dio, però disse la sua: se hai passo, hai dribbling, hai visione di gioco, sai giocare di sponda, sai servire i compagni, non sei egoista, se hai queste caratteristiche, quindi perché magari non poter giocare sulla fascia? Voglio dire, non sarebbe un bestemmione, onestamente, e io personalmente lo proverei, ma io non so nessuno assolutamente, non è il messaggio che voglio lasciar passare, semplicemente è una mia visione del giocatore. Altro giocatore dell'articolo, Luca Spaghetà, benissimo, il classico giocatore che sa fare tutto ma niente benissimo, quindi molto crossover, molto anche lui, con caratteristiche che va bene per la mezzala, per il trequartista, per il regista basso, sì, ok, ma fondamentalmente qual è il ruolo di Paquetá? Lui potrebbe fare tutti questi ruoli, ma di base secondo me c'è un altro discorso: è adatto al calcio italiano Paquetá? Ha la personalità per affrontare il calcio italiano? Perché lui effettivamente potrebbe fare una mezzala offensiva tranquillamente, potrebbe fare il trequartista come anche il mediano basso, d'accordissimo, ok? Ovviamente non può fare il centrale in un centrocampo a due, però il problema è adatto al calcio italiano? Io mi porrei più che altro questa domanda, perché le caratteristiche ne ha, ma a volte mi è sembrato fragile mentalmente, si perde in un bicchiere d'acqua, quando fa una cosa bene ma poi quella dopo gli esce male, si blocca, diventa un ectoplasma in campo, e penso che tutti i tifosi milanisti possano darmi ragione, diventa un ectoplasma, un po' come era Mandzukic alla Juve, grandissimo giocatore, grandissimo lottatore, ma se c'era la partita che Mandzukic era fuori forma, e la squadra era fregata, perché giocavano non in 10 ma in 9, ok? Quindi è quello secondo me il primo quesito da porsi quando si parla di Paquetá. Una cosa, ci sono anche altri giocatori in articolo, però ovviamente io tratterò penso l'ultimo per non fare un video che diviene di 25 minuti, ma sono quelli secondo me più interessanti. L'ultimo è Kulusevski, un altro giocatore polivalente, ma la vera forza di Kulusevski sia nel fisico, sia nel piede, sia nell'intelligenza tattica, ma il punto principale di Kulusevski è qui, gioca per la squadra, e dove lo metti sta, è funzionale, quindi non si può dire altro del giocatore, non ha una progressione elevatissima, è un ragazzo giovane, ma con una fisicità prorompente, ha una falcata che è devastante, a volte un pochino mi ricorda Zidane, un po' più agile di Zidane diciamo, ma mi ricorda Zidane, quindi che si la palla alla porta, a volte sembra quasi un po' sgraziato, sembra anche a volte lento in un movimento, però ti nasconde la palla, io lo vedo come numero 10 onestamente, perché può agire in vie centrali, sa spaziare, diciamo un trequartista moderno, non come il trequartista anni 90, e al trequartista anni 90 tu lo mettevi, era il numero 10 lì,
non lo dici come ruolo, lo mettevi lì, punto. Facevo quel movimento in verticale, rientravo un pochino, prendevo la palla dal centrale di centrocampo, ma difficilmente faceva altro. Un trequartista mobile, quindi che può andare a destra, a sinistra, a seconda di come si sviluppa l'azione. Ma a mio avviso lui è un numero 10. Può giocare da falso 9 come ha giocato? Certo che sì. Sempre perché è lo stesso del trequartista, ma avanzato di 10, 15, 20 metri. Quindi non è che cambia tantissimo il gioco. Perché se tu metti Kulusevski magari un numero 10 che mi va a prestare sul portiere, comunque dici, ah ok, questo è un falso 9, no? Può fare anche la mezzala, è stato schiato anche da mezzala, fantastico, a patto che ci siano centrocampisti che comunque lo completino, quindi due cagnacci rognosi. Se metti Gattuso, Vidal e Kulusevski può fare tranquillamente anche la mezzala. Anche lui comunque è nato come esterno, soprattutto a destra, perché comunque va a rientrare col sinistro, quindi su di lui dire cambia ruolo, ha cambiato ruolo, è errato secondo me. Questo è un piccolo appunto all'articolo, è un po' errato, perché non è Kulusevski che cambia ruolo, ma è il ruolo che cambia Kulusevski. Attenzione, che è un concetto diverso, non è Kulusevski che viene messo lì, là, ma lui potendo giocare ovunque dà il suo tocco personale a ogni singola posizione in campo. Un giocatore che fa reparto, dove lo metti? Quindi secondo me è un giocatore eccezionale, dovrà dimostrare ancora tanto, vedremo cosa farà alla Juve. Mi è venuto in mente un altro cambio di ruolo storico, il mitico soldatino di Livio, un tornante, il classico tornante, benissimo, lui giocava nel 4-3-1-2 di Lippi, quindi lui giocava come mezzala di Livio, come mezzala, chi se lo ricorda può dirmi chi si sarebbe mai aspettato che di Livio potesse occupare la posizione di mezzala vicino a Deschamps e Conte. Per questo è tutto, fatemi sapere ovviamente se apprezzate questa rubrica, tra virgolette, se la volete un po' meno tecnica, un po' più discorsiva, però mi piacerebbe anche sentire la vostra, perché comunque riguarda, sono cose che riguardano più squadre, il Parma, la Juve, il Milan, l'Inter, quindi insomma, mi piacerebbe avere questo dialogo che però si discosti un po' dagli altri magari youtuber che parlano della giornata, che parlano dei gol, che parlano delle... Certo, poi magari capiterà anche un riferimento a una giornata sul mercato, però parlare un po' anche di curiosità, no? Di informazioni che ai più magari sfuggono un pochino, magari per pigrizio, perché magari non hanno possibilità di vedere, insomma, di documentarsi. Per questo episodio è tutto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e condividete, attivate anche la campanellina grigia delle notifiche per ricevere tutte le news dal sottoscritto. Quindi un saluto a tutti voi e ci vediamo presto.